come Odibi Salam, ragazzi di Rilievo Comitato di Trieste, insieme a Rifondazione Comunista e a Copas, siamo qui appunto in conferenza stampa. Siamo qui in conferenza stampa al fine di denunciare la preclusione di spazi pubblici rispetto alle prescrizioni della Questura. Spazi pubblici perché? Perché noi oggi dovevamo essere qui in piazza Oberdan, dove c'è il Palazzo della Regione, perché è una delle istituzioni pubbliche che dimostra la nostra democrazia, dove poi all'interno ci sono le varie stanze del potere, potere che può essere criticato da parte della Costituzione, dai cittadini, e quindi volevamo alzare la nostra voce contro la mozione del Consiglio regionale al pieno sostegno di Israele. Siamo qui anche a denunciare il grave genocidio della striscia di Gaza e a sostegno del popolo palestinese, che non trova voce in nessuna parte del suolo italiano, tranne da chi fa controinformazione o cerca di in qualche modo dare un'altra modalità informativa del solito mainstream. Ricordo solo una cosa, che nella vicina Slovenia si è riusciti a manifestare davanti al Parlamento a sostegno della Palestina. Noi non siamo riusciti a manifestare in piazza Oberdan a sostegno della Palestina. L'altra parte è che anche gli israeliani di Tel Aviv per la pace manifestano nel centro cittadino di Tel Aviv. A noi sono preclusi spazi pubblici. Quindi, se vogliamo vedere le eccezioni positive, queste lo sono. Le altre sono la Francia e la Germania, che non solo hanno proibito le manifestazioni, ma anche arrestato gli attivisti. Grazie. Se qualcuno vuole aggiungere, prego. Io ringrazio Salam e i ragazzi dell'Ulivo, e ringrazio i Copas e tutte le altre associazioni, Rifondazione Comunista, per alzare la voce della tragedia che sta avvenendo a Gaza. Li ringrazio perché appunto altrimenti non si riesce ad avere una informazione compiuta. Più di un anno fa io, proprio grazie a Salam, resi possibile la presentazione del documento, pensate, di Amnesty International, che diceva appunto, rilevava come ci fossero gli estremi per riconoscere che vi fosse un apartheid di Israele in Palestina. Ebbene, in quella conferenza, in quell'incontro, ben poche persone vennero, no? Ben pochi consiglieri, ma certamente se fossero venuti forse avrebbero avuto modo di comprendere come la situazione in Gaza sia qualcosa di insostenibile. Gaza è, mi sembra, meno di tre volte e mezza la superficie del comune di Trieste, non della provincia di Trieste, dico del comune di Trieste, che ha, diciamo, più o meno quasi 200.000 persone, diciamo 200.000 persone, lì ce n'è 2 milioni e 200.000, chiaramente è una prigione a cielo aperto e dunque è una situazione che non è accettabile per quelli che sono gli standard, io credo, di civiltà della quale noi ci riteniamo interpreti. Per quello ero molto preoccupato che venisse presentata oggi una mozione come quella che era calendarizzata, che però non avverrà in quanto c'è stata l'oltranza della legge precedente, e poi comunque quella che è la proposta non è detto che poi sia, diciamo, il documento che viene effettivamente votato, però il titolo lo ritenevo fosse agghiacciante in quanto era pieno appoggio a Israele, cosa che in un momento come questo, con la situazione che abbiamo davanti agli occhi di morte, di distruzione, di perdurare di un oggettivo genocidio, non è assolutamente per me condivisibile, e io appunto avrei votato contro questa mozione, non potendo per numericamente proporne una diversa.
e quindi ringrazio appunto Salam e tutte le altre associazioni e penso che sia molto importante e condivido anch'io lo scandalo di non poter fare una manifestazione in piazza Overton, in quanto le piazze sono gli spazi che sempre di più i cittadini dovrebbero, di cui i cittadini dovrebbero appropriarsi per in un momento come questo, profondamente drammatico per tante cose, che dimostra appunto quella impreparazione anche di chi attualmente ci governa, sia a livello regionale che a livello statale. Consigliere Furio Consel di Open. No, volevo come Zotti di Cobas e noi Davide Zotti sì, dei Cobas e quello che noi qui denunciamo insieme a tutte le organizzazioni prima di tutto è il fatto che ci è stato impedito di manifestare qui in uno spazio pubblico. Questo è grave perché non è la prima volta che succede a Trieste, ma si sta ripetendo anche in altre occasioni e gli spazi di democrazia vengono ridotti in questa città. La capacità di dire no ad un genocidio, a una pulizia etnica, ad una strage che ha i suoi diretti responsabili che vedono nel governo israeliano proprio l'autore e poi ci sono coloro che vanno dietro. Poi noi continueremo un presidio, cioè lo attiveremo dove la questura ci ha obbligati a fare, quindi piazza Goldoni, però continueremo questa nostra presenza nei luoghi pubblici che noi riteniamo importanti, perché non si può chiudere la bocca a chi ha il diritto costituzionalmente garantito di manifestare e di denunciare quello che sta accadendo a Gaza, nella striscia di Gaza. Se anche a nome di Salam, che Giorgio Sterno, rappresentato dalla nostra Presidente, io la ringrazio per le sue parole, per la sua presenza, che per noi assume un significato secco, preciso, nobilissimo, se mi permette, e di questo la ringrazio infinitamente, di questo suo impegno come delle altre volte che lei si è impegnato al fianco delle cause giuste. Grazie ancora professore. Io volevo anche, e qui chiamo anche all'attenzione vorrei anche chiamare all'attenzione il commissario, no, prego, prego. No, io vorrei richiamare la sua attenzione anche perché vorrei fare una piccola disamina della notifica fatta dalla Questura di Trieste. La Questura di Trieste ci dice che non è possibile fare la manifestazione davanti al Palazzo delle Ragioni, perché è stato promosso in contemporanea con la seduta regionale nel corso della quale è prevista la discussione. Ora questo è un ossimoro, cioè la contraddizione, noi siamo qua proprio per questo e non è stato permesso. Che poi dice che le precedenti iniziative promosse da Sodalizio, Salam Ragazzi Oliva, ovviamente assieme agli altri, hanno raccolto l'adesione di un numero superiore a quanto previsto e da ultimo a quanto previsto, in genere noi diciamo siamo una ventina, poi quanti vengono, non ci telefonano prima, e l'adesione a un numero di persone superiore a quanto previsto, non previsto ma ipotizzato, e da ultimo il 20 ottobre da oltre 200 persone. Poi dice inoltre, considerato che il contesto recentemente determinatosi in Medio Oriente potrebbe portare a forti contrapposizioni anche di natura aggressiva, ma è per questo che noi chiediamo la presenza della forza pubblica, la presenza della DIGOS, la presenza delle nostre istituzioni a difesa nostra. Quindi noi non contrastiamo e diciamo che se c'è un pericolo da parte nostra dovrebbe esserci, posto che ci avessero lasciato, doveva essere una necessaria e opportuna difesa del nostro diritto. C'è poi una cosa di ordine di costume che mi piace sottolineare, l'ho già sottolineata al commissario che è qui, la necessità di predisporre adeguate misure di safety and security. Ora siamo in Italia o siamo nel Connecticut? Safety and security. Mi ricordo che la signora Meloni a suo tempo aveva condannato
e a mio giudizio giustamente l'uso improprio, costante, diffuso e sovrabbondante di termini inglesi che sostituiscono la lingua italiana. Qui chiedo che colui il quale o colei il quale ha firmato questo sia sanzionato per l'uso improprio di termini inglesi al posto della lingua italiana. E questa è la nota di costume. Tornando a essere seri, è grave che la questura abbia vietato questa nostra iniziativa, come qualsiasi altra iniziativa. È proprio in questo momento, qui, è proprio nel momento in cui dicevamo le ragioni le ho espresse. Ringrazio tutti per avermi ascoltato e ringrazio anche i rappresentanti della pubblica sicurezza che ascoltano, che sono presenti e che vanno a ringraziare per la loro presenza. E ringraziamo anche la stampa. Naturalmente la stampa, che senza la stampa, senza una buona stampa è difficile poter vivere democraticamente, direi. Ma solo una cosa, ma veramente in chiusura. Gianluca Pacciucci, Rifondazione Comunista. Gianluca Pacciucci, Rifondazione Comunista. Allora, due cose. Mi sembrava importante quello che ha detto prima Lorella, cioè il fatto che ad esempio anche in Israele si permetta la manifestazione del proprio pensiero libero nelle piazze principali delle città e davanti al Parlamento. Importantissimo. Quindi un paese che è nella regione e anche però mi sembra anche a Tel Aviv. Sottolineo questo fatto che mi sembra importante per vedere dove stiano andando le pseudodemocrazie occidentali. In Francia e Germania hanno già fatto un passo ulteriore, sappiamo di sindacalisti arrestati per reati di opinione su questo tema specifico. È una cosa veramente grave, gravissima. Sempre nella ordinanza abbiamo letto che vi sarebbero dei problemi quasi di ordine pubblico, una sorta di repressione preventiva, l'abbiamo definita ieri nei nostri incontri. Quindi potrebbero esserci dei problemi e quindi non vi facciamo manifestare. Devo sottolineare che i due precedenti presidi, svoltisi la settimana scorsa, sono stati, primo, governati da una compostezza estrema delle e dei manifestanti. Compostezza nel dolore, per il dolore di tutte le vittime civili ed in particolare però in questa fase per il popolo palestinese che subisce l'ennesimo atto di genocidio. Quindi una compostezza che dovrebbe essere in qualche modo riconosciuta, vista. Nessuno ha esposto bandiere di organizzazioni dette terroristiche, ma vi erano bandiere della Palestina, come mi sembra giusto, e bandiere della pace, cosa che è nostra intenzione continuare ad esporre nelle prossime manifestazioni. Ci piacerebbe anche ricordare, ieri abbiamo detto questo, che continueremo le nostre manifestazioni, presidi ed altro, e forse proprio venerdì 10 proporremo un corteo regionale per la pace, per la Palestina e per i popoli, per la libertà dei popoli, qui a Trieste, in sostegno del popolo palestinese ma anche di altri popoli che stanno subendo analoghi drammi. Pensiamo a quello curdo e ad altri popoli, questi popoli senza paese, come vengono detti, che devono essere ricordati perché sono popoli fratelli di quello palestinese. Se posso ancora un inciso sulla striscia di Gaza, perché siamo qui per questo anche noi, e probabilmente lo abbiamo già condiviso e lo sappiamo, negli ospedali sono con le torce elettriche, non c'è più carburante, sono emarginati come topi, cercano di emarginarli come topi nel sud di Gaza, qui quello stillicidio di aiuti che sta arrivando, che su una popolazione di 2 milioni e 3, quant'è? Ecco, 15-20 camion e forse anche no al giorno, prestamenti di medicinali e qualche altro aiuto, al nord di Gaza non arrivano, non la lasciano passare, quindi le strutture sanitarie a nord di Gaza sono collassate, non aspettano altro per fare poi un'eventuale incursione di guerra, che noi invece speriamo non la facciano, anzi il nostro obiettivo è il cessate il fuoco. Questa è la cosa che noi ci auguriamo, il cessate il fuoco, l'apertura di corridoi umanitari e l'abolizione dell'apartheid. Lorella Bucci del Salam Ragazzi dell'Ulivo, ODV.